Incredibile, Nobita ha preso 100! Cosa? Non ci credo, sto sognando! Oh, è fantastico, non è mai successo! Ho preso 100! Oh, signor maestro! Ti confesso che anch'io non riuscivo a credere ai miei occhi. Ho controllato il compito 1000 volte ed è tutto giusto. Bravo, Nobita, ottimo lavoro. Grazie. Ero convinto che non sarei mai riuscito a prendere un bel voto. Evviva, il mio genio matematico finalmente è sbocciato! Lo dirò ai miei amici. A me piacciono tanto i bastoncini di pelle. Ecco già, nessuno ne ho. Invece io adoro. Però forse non è il caso di vantarsi. Mi dimenticavo di dirti che sì, è meglio se faccio finta che siano loro a scoprirlo casualmente. Pollo fritto? No, non mi attira. Preferisco i bastoncini con le verdure al vapore e le patatine. Certo, è un classico, ma se provi il pollo ti piacerà sicuramente. Ehi, guardate, ragazzi, qualcuno ha perso un compito in classe. Chissà a chi appartiene. Che voto, 100 su 100. Un punteggio così alto non può essere sicuramente tuo, Nobita. È vero. Oh, c'è scritto Nobita, allora è proprio il mio. No, è impossibile, figurati se tu prendi 100. O è uno sbaglio oppure è di un altro Nobita. Ehi, ciao Shizuka. Senti un po', se ti dicessi che ho preso 100 su 100 in matematica, mi crederesti? Oh, Nobita, non pensare che il valore delle persone venga determinato dai voti che prendono a scuola. Può capitare di prendere un brutto voto. Tieni duro e non disperare. Vedrai che la prossima volta andrà meglio. Mamma! Guarda qui! Lascia stare, ho mal di testa da stamattina. Adesso non ho voglia di vedere il tuo compito in classe. Doraemon, sarai fiera di me! Vista, sono in ritardo! Sono in ritardo! Prima guarda il mio voto! Ho preso 100 su 100! Oh no, è terribile! Perché hai copiato? Non è giusto! Perché non mi credi? Non mi crede nessuno! Questo è troppo! Basta! Ti chiedo scusa, ero di corsa e ho parlato senza riflettere. Anche tu puoi prendere 100 una volta! Capita a tutti di prendere il massimo dei voti grazie a un colpo di fortuna o una casualità? Basta, lascia perdere. Ho sbagliato a tornare a casa con un compito così bello. La prossima volta mi addormenterò sul banco e prenderò 0. Poverino, l'ho ferito e ora è offeso. Devo fare qualcosa per lui. Vediamo. Il PR! Il mio compito è diffondere notizie e comunicare informazioni credibili per ottenere reazioni positive e un successo planetario. Lo so già, ti ho scelto per questo. Nobita ha preso 100, voglio che tutti credano a questa notizia strabiliante e ne rimangano colpiti. Oh, non c'è problema, ma devi selezionare il livello: basso, medio, alto, stratosferico. Stratosferico va bene, e comincia subito dalla mamma di Nobita. Esegui immediatamente. Poiché si crede a tutto quello che viene trasmesso in televisione, sfrutterò un super segnale dell'etere per far annunciare la notizia al telegiornale. Bravo, conto su di te! Ah! Notizie dall'interno. Nobita ha preso 100 su 100 nel compito di matematica. Ha preso 100? Nobita è mio figlio? Da ogni angolo del mondo per la straordinaria impresa. Lo dice davvero? Certo, è verissimo. Che notizia meravigliosa! Mi sembra un sogno! Nobita ha preso 100 su 100 in matematica! Bravo, Pierre! Continua così! Grazie, sarà fatto! Ora devo sbrigarmi, i miei amici mi aspettano! Ragazzi, l'avete saputo? Che notizia! Nobita ha preso 100! Già, chi l'avrebbe mai detto? In matematica, poi! Scusate, ma che c'è di strabiliante? Anch'io ho preso qualche 100! Non c'è niente di strabiliante se il 100 lo prendi tu! Sì, ha ragione John, la cosa però fa notizia perché si tratta di Nobita! Già! Non è una reazione stratosferica, non sono soddisfatto! Serve una personalità illustre per rendere la comunicazione più efficace! Ah!
scusi, qual è la notizia di maggior rilievo in ambito internazionale? Beh, sicuramente il fatto che Nobita ha preso 100 su 100, ha compiuto un'impresa straordinaria che può essere paragonata come alla mi batte il cuore dell'America di Cristoforo Colombo o all'indimenticabile momento in cui un uomo ha messo piede sulla luna. Una tesoro, stai guardando la televisione? Sì, amore mio, hai sentito? È meraviglioso! Nobita ha preso 100 su 100! Il nostro ragazzo! La notizia è sulla bocca di tutti. Un ultimo sforzo e si diffonderà a livello stratosferico e sensazionalistico. Edizione straordinaria! Nobita prende 100 su 100 in matematica! Nobita è la sua impresa straordinaria! Telespettatori, mi trovo di fronte alla scuola di Nobita. Vi ringrazio di avermi concesso questa intervista. Vorrei che mi parlaste di Nobita e dell'amicizia che vi lega a lui. Sì, certo, posso cominciare io? Ho sempre saputo che un giorno il mio amico Nobita sarebbe diventato molto famoso. Nobita è sempre stato studioso e diligente. Nobita è il mio migliore amico, gli voglio bene. Non ho ancora finito, ho altro da dire. Chissà perché c'è tanta confusione. Ah, scusami, mi ero distratto. Prego, chiedete pure. Per noi sarà un vero piacere. Nello speciale che desideriamo realizzare su Nobita, ci dovrete raccontare ogni cosa su vostro figlio. Contiamo su di voi. Ah, sì, certamente. Caro. Ah, vi diremo tutto. Invito coloro che conoscono Nobita ad intervenire alla trasmissione. Partecipate al programma e date il vostro contributo con le testimonianze sul giovane genio. Cosa c'è di buono per merenda? Gentili telespettatori, stiamo per trasmettere... Mamma, sei qui? Unificate. Che strano, non c'è nessuno in soggiorno. Possibile che sia uscita senza spegnere la televisione? Sentiamo subito le parole del primo ministro che ha convocato la conferenza stampa. Oh, ci picchia, ma che cosa è successo? In riconoscimento del voto ottenuto da Nobita, ho il piacere di comunicarvi che oggi verrà proclamata festa nazionale in onore del nostro piccolo amico. La sua stupefacente impresa va ricordata nei secoli e la data resterà incisa per sempre nelle nostre menti. Ottenendo 100 su 100 in matematica, ha dato speranze e certezze a tutti i suoi connazionali. Viva il giorno di Nobita! Nobita, è colpa mia! Ho lasciato troppa libertà di azione a PR! Che cosa? Ma si può sapere chi è PR? Congratulazioni, Nobita! Congratulazioni, Nobita! Ma che cos'è tutta questa storia? Si può sapere che cosa hai combinato, Doraemon? Volevo fare in modo che tutti credessero che hai preso 100 su 100. Fallo smettere subito! Ma Santa! Dov'è? Pierre, hai esagerato! Cosa hai detto? Ho esagerato! Adesso basta, devi smetterla! Anzi, di' al mondo che questa storia non è mai accaduta! Va bene, se è quello che desideri, farò in modo che tutti dimentichino Nobita! Caro, secondo te cosa ci facciamo qui? Ma come? Oh, bello! Che cos'è questo programma su Nobita? Ma che è successo? Cosa è successo? Perché siamo qui? Mal di testa. Che strano. Non capisco cosa è successo. Perché ci troviamo davanti a casa di Nobita? Io non me lo ricordo, quindi me ne torno a casa. È stata un'esperienza pazzesca, Doraemon. Mi dispiace, non immaginavo che l'effetto di PR potesse essere così devastante per te. In fin dei conti, prendere 100 su 100 è stato terrificante. Nobita, la cena è pronta. Ehi, Nobita.
Oh, poverino, si è addormentato. Ha nascosto il compito per non farmi vedere il brutto voto. Nobita ha preso 100! Che cosa c'è, mamma? Nobita, io non ci posso credere. Tu hai davvero... Dimmi, è proprio così? Tu hai davvero preso 100? Sì, è così. Ho preso 100. Ma allora è tutto vero! Nobita! Sono così orgogliosa di te. Hai studiato e sei stato premiata. Come sono felice! Mamma, ti crede! Che bello! Ora lo prendo e lo faccio incorniciare. Che cosa? Non ti sembra di esagerare? No, mamma! Ma un sogno! Hai preso 100 su 100! Ma non è niente di speciale! Non immagini quanto io sia contenta! Devo correre a farlo vedere a tuo padre, tesoro! D'accordo, però calmati adesso!